Japanese Ice Tea, molto richiesto. Riempiamo il nostro bicchiere pieno di ghiaccio, ragazzi, e andiamo a raffreddarlo, perché andiamo a preparare il Japanese Ice Tea, molto richiesto al giorno di oggi, ragazzi. Questo e il Long Island dopo cena sono richiestissime. E ora andiamo a levare il ghiaccio, l'acqua in eccesso che si potrebbe essere formato, però lo riempiamo ancora un po' più di ghiaccio perché questo drink è shakerato, sicché il bicchiere lo dobbiamo mettere da parte e andiamo subito a prendere il nostro shaker. Riempiamo il pieno di ghiaccio e ci mettiamo prima gli ingredienti. Mettiamoci prima 20 ml di vodka, poi 20 di rum. Un altro giochino, ma quello lo esageriamo un po'. E poi, ragazzi, c'è il nostro balcanico gin. Senza balcanico gin questo drink non viene speciale. Prendiamo il nostro gin, versare un bel 20 ml di balcanico gin. Poi, ragazzi, andiamo a versare un bel 60 del nostro sour preparato in casa, con il sciroppo di zucchero fresco, con il succo di limone fresco e con il bianco di uovo. E poi ci mettiamo un bel 30 ml di un liquore al melone. In questo caso, ragazzi, è il protagonista, che sarebbe il Midori. E ora riempiamo pieno di ghiaccio e andiamo a fare una bella shakerata. Ora, ragazzi, leviamo tutto il ghiaccio all'interno del nostro bicchiere e andiamo a filtrare tutti i nostri ingredienti. E ora riempiamo il tutto. E poi, ragazzi, non è finito, perché alla fine poi ci serve o un po' di Sprite o un po' di tonica. Però io consiglio sempre, quando c'hai da fare soltanto un Japanese Ice Tea, di metterci la tonica. Se no, ci mettete la Sprite. Perché? Perché la Sprite, ragazzi, non va in tanti cocktail. Dopo, come lo smaltisci? Se poi la devi aprire per buttarla via, non mi piace, capito? Sicché è meglio metterci un po' di tonica, che va bene lo stesso. Poi, in questo caso, io ci metto un po' di menta e una ciliegina. Fammi riprendere. E ora, ragazzi, prendiamo un bella ciliegina e un po' di menta, e questo cocktail, il Japanese Ice Tea, semplicemente speciale. Balcanico Gin vi saluta, ci vediamo alla prossima!